A distanza di tempo Paolo Bonolis torna a parlare del divorzio da Sonia Bruganelli, cosa ha detto sui motivi che li hanno spinti a separarsi. Un anno fa Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno ufficializzato la fine del loro matrimonio. Qualche mese prima diversi erano i rumors in merito alla loro rottura, loro però avevano smentito le indiscrezioni. In realtà le voci erano vere ma avevano bisogno di più tempo prima di comunicare a tutti che avevano deciso di separarsi. Ci avevano tenuto anche a precisare che si erano detti addio in modo sereno e che sarebbero rimasti uniti, soprattutto per il bene dei loro figli. Il noto e amatissimo conduttore è stato ospite di Gianluca Gazzoli nell'ultima puntata del suo podcast Passa dal BSMT, dove si è lasciato sfuggire interessanti rivelazioni sulla sua sfera professionale e personale. Il 14 giugno spegne 63 candeline, tantissimi sono i successi che è riuscito a conquistare nel corso della sua lunga carriera. Sul piccolo schermo lo abbiamo visto al timone di molti programmi ed è sempre stato capace di fare breccia nel cuore dei telespettatori. Tra le varie cose il famoso conduttore ha spiegato il senso della vita, dal suo punto di vista. A detta sua è un meccanismo banale di cose che accadono alle quali bisogna dare importanza. Spesso però si perde molto tempo e si tolgono sorrisi. Parlando invece della televisione di oggi a detta sua c'è differenza con quella con cui lui ha iniziato, era più pionieristica, oggi invece si cerca molto meno di fare qualcosa di nuovo. Si tende più a prendere format dall'estero, ma pensa che così sia più noioso. Paolo Bonolis ha rivelato che quando Mediaset gli propose il preserale gli offrì 4 format ma lui rifiutò dicendo che se avesse avuto un'idea se la sarebbe scritta da solo ed è così che è nato Avanti un altro. Per quanto riguarda invece la sua sfera privata ha parlato della separazione da Sonia Bruganelli. A parer suo il divorzio non è figlio del lavoro ma di altre cose, di cambiamenti interiori delle persone che devono essere rispettati. Pensa che la realtà deve essere gestita per quella che è, bisogna godere di ciò che è stato e accettare quello che è diventato. Ha poi aggiunto, funziona così. Preferisco che una cosa finisca invece che diventi bugiarda. Punto amore al capolinea tra Bonolis e Bruganelli. Cosa aveva detto lei sulla separazione? Anche dopo il divorzio i due sono rimasti molto legati, non solo perché dal loro amore sono nati dei figli ma perché tantissimo è l'affetto e la stima reciproca. In una passata ospitata a Verissimo l'ex moglie del conduttore aveva assicurato che tra loro andava tutto benissimo e che continuare a condividere del tempo insieme era normale. Secondo il suo parere spesso il concetto di separazione viene considerato in modo eccessivamente chiuso. Sonia Bruganelli aveva continuato dicendo che lei e Paolo Bonolis sono molto amici, anche confidenti. Riferendosi all'ex marito aveva rivelato che insieme ai suoi figli è l'amore più grande della sua vita ed è impossibile separarsi davvero perché non ci si può separare da un'anima. Aveva poi concluso dicendo che molte coppie che si separano rimangono unite, proprio come è successo a loro.